pomeriggio. Devo dire subito che la proposta mi eccede assolutamente, cioè, nel senso che io non posso parlare né a voi né in un'azienda di come fare le cose, perché faccio tutto un altro mestiere. Quello che posso fare è raccontarvi un po' la metafora sportiva che si usa ovunque ormai. Questa metafora sportiva, qualche volta con criterio e qualche volta un po' meno. Cercherò di correre i ripari su quando si usa un po' meno. Nel senso che l'idea che c'è in molta gente che non ha fatto sport d'alto livello, di competizione, è che una squadra funziona quando sono tutti bravi ragazzi o ragazze, ossia quando il gruppo va bene, quando vanno a mangiare la pizza insieme, quando sono amici, quando sono simpatici, allora lì la squadra funziona. Un po' come se fosse un imperativo etico dove la chiave, il concetto chiave è quello di solidarietà, di poco individualismo, di pensare e noi, come dicono molti allenatori sui giornali, e non nell'io. Ma la verità è che noi allenatori, almeno a me non risulta, che noi allenatori facciamo dei test di solidarietà per scegliere i giocatori. E tantomeno consideriamo come primo aspetto quello del loro atteggiamento culturale, solidario, poco individualista, eccetera. Tranne in casi eccezionali dove quel diciamo difetto di eccessivo individualismo è lampante e diventa un problema, lo sanno tutti, e sono giocatori o collaboratori che tutti cercano di evitare, tranne che, perché ci sono sempre le eccezioni, e il problema valga la pena, perché è sempre tutto relativo. Se il problema vale la pena, uno dice questo problema me lo tengo, però vale veramente la pena. Ma quelli che fanno valere veramente la pena sono molto pochi in ogni sport. La maggior parte delle volte noi scegliamo i migliori giocatori possibili e i migliori collaboratori possibili, perché noi gli allenatori gestiamo la squadra di giocatori, ma gestiamo anche un staff di collaboratori che è sempre più numeroso, no? In tutti gli sport professionistici. E poi dobbiamo gestire anche i rapporti dove non siamo noi quelli che dettiamo le regole, come può essere il presidente, il direttore sportivo o la stampa, no? Quindi dobbiamo gestire molte cose. Però con i giocatori in particolare noi cerchiamo i migliori e poi cerchiamo di convincerli di fare il gioco di squadra. Allora è facile trovare i migliori che pensino pochissimo nel io? Non è facile. In genere i migliori tendono a pensare nell'io, anche perché molte volte sono arrivati a essere i migliori perché è una forza anche pensare nell'io. Non è che pensare nell'io è di per sé negativo, può essere una spinta che lo ha portato a allenarsi di più, meglio, a competere contro tutti nelle difficoltà, e questo vale anche all'università, no? Io sono stato all'università, molte volte quello che spinge a che uno rimanga a studiare per un esame non è solo il senso del dovere, è anche l'ambizione, no? Voglio essere, nel vostro caso, un bravo medico, nel mio caso un bravo professore, è parte di quello che l'essere umano è. E allora molte volte mi sono chiesto, ma se un giocatore mi chiedesse, perché nessuno lo fa, no? Perché è come si sa che è una cosa politicamente scorretto, no? Quindi nessun giocatore chiede, ma perché bisogna giocare di squadra? Con queste squadre, ma perché? E noi che le diciamo? Cioè, bisogna che siamo precisi, no, bisogna essere di squadra perché è buono. Io credo che bisogna dare una risposta un po' cinica. Perché? Perché con la risposta cinica prendiamo tutti, i buoni e i cattivi, diciamo, per dirlo così.
e non solo i buoni. Allora bisogna fare gioco di squadra perché conviene. Perché conviene. Il problema è dimostrare che conviene. E qua c'è dove il ruolo dell'allenatore, ma anche del presidente, è decisivo, o del direttore sportivo, se il presidente non è molto presente. È decisivo il ruolo di quelli che guidano le squadre. Perché se quando uno gioca per sé, danneggiando le squadre, poi comunque le conviene, allora è molto difficile che l'espirito di squadra prenda il sopravvento e lasciarlo solo alla esortazione. Io sono molto nemico delle esortazioni. Personalmente non ho mai detto una mia squadra dobbiamo giocare di squadra. Mai detto questa frase. Quello che sì ho fatto è, nei fatti concreti, farli giocare di squadra. E questo ha alcune regole generali e altre specifiche molto precise. Una di quelle, che sembra banale, ma secondo me, almeno per l'esperienza che ho avuto, e ne ho avuta parecchia, non lo è io non permetto mai che un giocatore parli male di un altro. Mai. Senza eccezioni. Se un giocatore viene a parlare male di un compagno, io lo fermo subito e dico parla per te. Non permetto che un mio collaboratore parli male di un altro collaboratore. E nemmeno permetto nei nostri tavoli che si parli male di altri allenatori. Anche nello staff. C'erano degli anni dove a me mi facevano molto, diciamo, rivale, no? dell'allenatore di Parma, avevamo fatto 3 finali scudetti, Modena, Parma, eccetera, creavano, e a volte qualche mio collaboratore a tavola cominciava a criticarlo, no? E io dicevo, ma davvero facevo così, 30 secondi, dopo 30 secondi non si parla di un altro allenatore, parliamo di cose che dobbiamo fare noi. E addirittura a volte mi sono trovato a chiedere ad allenatori, soprattutto negli ultimi anni, no? Che allenatori giovani vengono a chiedere consiglio, e le dico, ma perché ti preoccupa tanto come allena un altro? Perché questa preoccupazione così, che le dedichi tanto tempo a dire, no, ma lui sbaglia perché allena così, invece io alleno così, ma perché? Cioè, non ti è sufficiente la tua squadra, i tuoi giocatori, i tuoi problemi, le cose da risolvere, che le dedichi tanto tempo, non sarà che dedicarle tanto tempo all'altro allenatore, di come allena, se bene, se male, se meglio, se peggio, se attualizzato, se non lo è un modo di non affrontare appieno i problemi che tutti i giorni abbiamo noi, che sono quotidiani, perché poi noi facciamo un lavoro che, a differenza di tanti altri, non è sufficiente farlo bene, no? Cioè, spesso ad esempio dei medici, no? Se un medico risolve il problema di un paziente, ha fatto tutto il suo lavoro, non è che lo confrontano con un altro che ha avuto un paziente simile a vedere chi lo ha curato più veloce. Noi facciamo le cose bene e basta che uno lo faccia un pochettino meglio e noi perdiamo. E questo crea uno stress notevole, no? Non tutti sono, diciamo, predisposti allo sport di competizione proprio per questo fatto. Che vuol dire fare le cose bene? Tutto dipende dall'avversario. Lo facciamo bene e non basta. Lo facciamo bene bene e basta, e vinciamo. E tutti ci dicono che siamo fantastici, intelligenti, belli, eccetera. Perdiamo e ci dicono tutto esattamente il contrario, allora problema nel gruppo, non vanno a cena insieme, lo spogliatoio, eccetera, eccetera. In realtà i meccanismi di squadra, soprattutto quelli che interessano di più a quelli che non fanno sport, sono pochi. È chiaro che c'è innanzitutto un obiettivo comune, e questo obiettivo comune deve essere chiaro, cioè, non, che è un errore che a volte alcuni allenatori fanno, no? Mettere come obiettivo dobbiamo migliorare. Non è un obiettivo, dobbiamo migliorare, è un'altra esortazione. L'obiettivo deve essere preciso, cioè, noi vogliamo arrivare in questa posizione, noi vogliamo in 2 anni diventare squadra D,
questo giocatore in tanto tempo deve entrare in nazionale. Obiettivi che siano chiari, difficili ma raggiungibili. E qua viene il primo problema, perché a volte per apparire vincenti o con mentalità vincente mettiamo un obiettivo troppo alto che mette paura, se non ci riusciremo. Ma a volte non mettendolo o mettendolo basso, non mettiamo in moto le risorse straordinarie che tutti gli esseri umani hanno e che molte volte non li scoprono finché non sono messi nella condizione di dover raggiungere un obiettivo difficile. Finché era tutto più o meno comodo, le mie risorse erano queste. Mi metto in una situazione straordinaria con la motivazione giusta e risulta che sono riuscito a fare cose straordinarie. Questo equilibrio per mettere l'obiettivo è la prima difficoltà. Non è che uno sempre può andare a dire noi andiamo a vincere lo scudetto con qualunque squadra si trova, e a volte non è buono dirlo perché lo stress già è troppo grande, la pressione è già troppo grande, allora uno cerca di abbassarla, e altre volte invece una sfida che uno lancia, e questo è l'arte di allenare, non è scientifico, non è numerabile, non ci sono leggi, bisogna avere la capacità di sentire con il naso, diciamo, che qual è la situazione. Io mi ricordo che quando era Modena negli anni 80 abbiamo vinto il primo scudetto dopo 10 anni, per me il primo, quindi per me era una cosa assolutamente straordinaria. E il secondo anno non sono venuti due stranieri, Raul Quiroga e Esteban Martínez, che Raul Quiroga nel primo scudetto era stato determinante, no? Un giocatore fortissimo, che aveva giocato poi le finali con Bologna benissimo, e non avendo stranieri, mi ricordo in piazza, qua a Modena, e con il microfono c'era Dalari, dice ma allora un anno di transizione per Modena, e più di un giorno di sì, va, un anno di transizione, perché non abbiamo stranieri. E lì io non è che ho fatto un ragionamento, è stata una cosa così che mi è venuta dalla pancia, dal cuore, non so da dove. Io ho chiesto di parlare e ho detto, ho preso una responsabilità enorme, perché ho detto noi quest'anno giocheremo per vincere lo scudetto. Poi l'abbiamo vinto, potevamo perderlo, e lì insomma se vince si perde per poco, dipende dall'avversario, tante cose. E altre volte non l'ho detto, con magari una squadra più forte, perché sentivo che la pressione era eccessiva. Però il fatto è che la prima cosa è mettere un obiettivo che faccia parlare a tutti, i giocatori, i collaboratori, compresi i medici, i fisioterapisti, i dirigenti, su quell'obiettivo lì. Se deve parlare di quello, dobbiamo arrivare, vogliamo e dobbiamo arrivare lì. Questa è la prima cosa. La seconda, che cosa caratterizza una squadra? Perché se li chiama squadra e non se li chiama gruppo di lavoro? Quello che caratterizza una squadra sono i ruoli. La grande differenza tra gruppo e squadra è che il gruppo non ha ruoli istituzionali. Una classe del liceo è un gruppo. Stavamo insieme, facevamo cose insieme. C'erano dei leader naturali, ma nessuno li aveva nominato, né nessuno li riconosceva ufficialmente, no? C'era quello, quella che quando c'era da parlare con il preside o con un professore si faceva avanti tutti, sì sì vai te, piuttosto che quello del tempo libero che diceva va facciamo questa cosa e tutti lo sapevano, però non erano ruoli precisi. E invece in una squadra i ruoli sono precisi, dove ci sono dei compiti e dei rapporti tra i compiti. Io vi do un esempio. Se noi abbiamo un nipotino, a questo momento dico nipotino, magari anni fa dicevo un figlio, un nipotino che il compleanno ci sono tutti gli amici e vuole fare una partita di calcio. Allora mi dice, no, ci organizzi una partita di calcio. Organizziamo questa partita di calcio. Ma ci sono, abbiamo il campo, le due porte, perfino le maglie rose, gialle, facciamo questa partita di calcio. Prima cosa che dovremmo fare, se vogliamo fare due squadre, la prima, chiedere chi vuole giocare in porta.
perché di solito nessuno vuole giocare in porta. Adesso un po' di più, no? Perché Buffon, Donnarumma, Alisson venduto a 70 milioni d'euro, è cambiato il ruolo del portiere, ma quando io ero piccolo nessuno voleva giocare in porta. Quindi se due che volevano giocare in porta erano nello stesso gruppo, già abbiamo sbagliato. Dall'inizio stiamo sbagliando a come fare le squadre. Cioè, primo errore. Mettiamo che nessuno vuole giocare in porta, allora cosa si faceva? 3 minuti ciascuno. Dopo un minuto stanno chiedendo quanto manca, perché vogliono andare a giocare, no? Ossia, giocano in porta ma non vogliono giocare in porta. E questo è un grosso problema per costruire una squadra, perché devono svolgere un ruolo che non vogliono. Allora bisogna dargli un motivo. Cominciano a giocare. Giocano calcio? No, il gioco si chiama così. La prendo e la tengo finché la perdo. E questo gioco qua. Testa bassa, mi arriva la palla e la tengo finché uno me la prende. E così via. E tutto il pomeriggio si gioca questo. E l'emozione che a uno le veniva quando ero piccolo, quando gli arrivava la palla, era storia. Mi è arrivato la palla. E la perdevo dopo poco, perché mi venivano tutti addosso, io non passavo la palla e via dicendo. Quindi se devo cominciare a organizzare queste squadre, devo dire, voi giocate davanti, voi in mezzo, voi dietro. E qua cominciano i primi problemi. Perché quando le diciamo a un bambino, tu devi giocare dietro perché sei più bravo dietro, lui dice no, io voglio giocare avanti, ho la maglia di Cristiano Ronaldo, guarda, me l'ha comprato il papà, io gioco attaccante. Allora uno le deve dire, no, ma guarda che tu sei meglio dietro, in attacco ci sono altri meglio di te. E lui dice, ma la mamma mi ha detto che io sono il migliore in tutto. E noi dobbiamo spiegarle che la mamma, anche se per amore, le ha mentito. Non lo sa nemmeno come giocano gli altri bambini. Però siccome è suo figlio, è il migliore. E lì cominciano i problemi, perché noi lo dobbiamo convincere, certo lo possiamo anche obbligare, però funziona male una squadra quando sono obbligati, bisogna darle delle motivazioni. Allora dobbiamo parlare dei grandi difensori che hanno fatto magari, no? Voi pensate nella pallavolo, quando è nato il gioco che oggi fanno tutti, il gioco veloce, l'hanno inventato i giapponesi negli anni 70, fine degli anni 60. No? Che se vedeva uno che al centro della rete saltava e il palleggiatore non le dava la palla, l'alzava in banda, e questo saltava per niente, no? Ogni tanto le davano una palla, che la palla del centrale, la veloce, primo tempo, sto parlando a Modena, quindi qua non ho bisogno di spiegare molto. In altre parti dico che se non capiscono una gap culturale grave da colmare, però qua questo problema non c'è. Quando è venuto fuori questo gioco, nel mondo, nel resto del mondo, soprattutto nei nostri paesi latini, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, questa roba da giapponesi. Sono i giapponesi che hanno quella mentalità del dovere, possono saltare al centro, che non le danno la palla, e non le danno la palla, e continuano a saltare senza che le diano la palla. Cioè, se lo faccio in Argentina, in Brasile o in Italia, alla quarta volta il centrale lo rincorre al palleggiatore. No? Le dà calci nel sedere e gli dice, senti, la quarta volta che mi fai saltare non mi dai la palla. E se diceva, questo lo possono fare solo loro. Oggi, nel settore giovanile, sia maschile che femminile, dobbiamo correggere l'opposto. Cioè, saltano a sproposito i centrali. Si accompagna a 5 metri di rete che non se la possono dare mai, saltano. E uno dice, ma perché lo fai saltare? Le chiede all'allenatore. Così si abituano. No. Non bisogna abituarsi a una cosa che non ha senso, no? Perché abbiamo un giocatore meno in copertura, eccetera, eccetera. Per dire che una cosa che sembrava impossibile, oggi lo fanno tutti, anche i bambini, anche le bambine, saltano senza attaccare, ogni tanto le danno una palla, se voi guardate quante palle attacca un centrale in una partita, è un ruolo veramente, insomma, molto peggio che giocare in difesa a calcio. Eppure ci sono tanti ragazzi, ragazze e giocatori di grandissima qualità che giocano al centro.
Quindi il ruolo bisogna farlo accettare, nel senso di trovare quelle cose che possano motivare e svolgere il ruolo che devono svolgere nelle squadre, perché se no le squadre non funzionano. Però il rapporto tra i ruoli è un'altra cosa decisiva, perché quel rapporto tra i ruoli è indicato per come si gioca, che gioco vogliamo fare. Allora lì ci sono due cose. Una, che molte volte nelle aziende si pensa che nello sport la gente si aiuta appunto perché c'è un buon rapporto, no? Sempre il video che fanno vedere o il poster che mettono lì è sempre di una squadra che ha fatto gol o che ha vinto. Non mettono mai la foto di una squadra che ha perso. Eppure una squadra, però ha perso, no? La foto è sempre tutti si abbracciano. E si va molto sull'emozione che lo sport sviluppa. Però in realtà questi rapporti tra ruoli devono essere stabiliti sia dal punto di vista dell'aiuto tra i ruoli, sia dal punto di vista del gioco che vogliamo sviluppare. Allora la domanda è, voi sapete benissimo che in pallavolo uno degli aiuti più chiari che c'è è la copertura, ossia quando un schiacciatore o schiacciatrice attacca, l'avversario salta muro, se murano mica la lasciamo cadere la palla, tutto il resto delle squadre in posizioni diverse è lì sotto a difendere quella palla. Non è che gli altri dicono, ma speriamo che la metta, perché insomma, poi voglio dire, è quello o quella che guadagna di più, quindi insomma, guadagna il doppio di me, quindi si arrangi, no? Lui è il fenomeno, la fenomeno, io. No, no, noi dobbiamo andare a coprire. E perché dobbiamo andare a coprire? Dobbiamo andare a coprire perché è parte del gioco. Se non lo facciamo, giochiamo male. Una parte del gioco la facciamo male, anche se dopo in attacco siamo bravissimi, in battuta siamo bravissimi. L'allenatore anche in allenamento ferma e dice non sei andato a copertura. Perché non sei andato a copertura? No, ma mi ha distratto, scusa, adesso ci vado. Dice no, perché quello lì ha guardato la mia ragazza ieri, quindi io non lo copro. Non esiste. Non esiste. Ci sono giocatori, non voglio fare nomi né tantomeno le squadre, che fuori del campo non si parlavano, ma dentro del campo nessuno se ne accorgeva, perché se lui schiacciava io lo andavo a coprire, anche se dopo non mi parlavo, perché è parte del gioco. Quindi stabilire come si gioca non è solo gli schemi, non è solo le stile, il gioco più offensivo, meno difensivo, è come faccio l'aiuto, e in tutti gli sport c'è questo. Tutti, nel basket, vado in canestro con la palla, mi viene una a marcare, che cosa fa l'altro? Il blocco, se le mette davanti. Se le mette davanti lui non riesce a venire a marcarmi, e non è che è gratis, se prendono manata sui reni, gomitate, non è che... Anche lì lo fa per amicizia, lo fa perché le è simpatico, lo fa perché è parte del gioco. Se uno non fa il blocco, è come non fare copertura, si gioca male. È lo stesso nel calcio, è lo stesso in pallanuoto, è lo stesso in tutti i giochi di squadra. Quindi stabilire chiaramente come vogliamo giocare e che significa in concreto aiutarsi. Do un altro esempio. Molte volte io sento, no, quando gli allenatori hanno poca esperienza, così una palla che cade in mezzo a due, sia che sia una battuta, sia che sia una palla di quelle facili quando sono piccoli, no? Allora molte volte si sente l'allenatore che dice che ci vada uno o che ci vada una. Un'altra volta siamo all'esortazione. Chi ci deve andare? Questo è allenare il gioco di squadra. Chi? Allora, se per esempio la battuta cade in mezzo a due, ci sono diversi sistemi. Io vi dico, quello secondo me è il migliore, ma è secondo me, perché non c'è una verità né una scienza in questo. La palla cade in mezzo. Ci sono giocatori che, se voi li guardate, sono quelli che, anche dei liberi, ci sono, io li metto dei nomi, le dico quello è Al Pacino, quello è Robert Redford, sono attori, la palla cade in mezzo, quasi nei suoi piedi, e vanno al compagno e gli fanno, fa niente, non ti preoccupare, tutto il palazzetto dice che bravo, che spirito di squadra, no, come lo rincuora, ma era sua,
Era sua e sta attuando, è un attore. Era sua e fa credere a tutti che era di lui, facendo il gioco di squadra, tra virgolette, no? Dicendo, no, fa niente, la prossima la prendo io. No, la prossima, quella era tua. Quella, perché stai attuando, no? Allora, la palla cade in mezzo, mettiamo che non fa questo. Di chi è la palla? È del migliore in ricezione. Chi è migliore? Lì torniamo alla mamma, però già professionisti lo dicono meno, no? Lo pensano ma non lo dicono. Adesso qualcuno mi dice, ma mia moglie dice che io sono il migliore, no? La palla di chi è? Tua, perché? Perché tu sei più forte in ricezione, lui è meno forte di te, quindi la palla in mezzo è tua. Lui è più forte in altre cose, ma in ricezione è bello che le dicono a uno che uno è meglio, no? È bello, l'autostima, l'ego, però quell'autostima diventa che lui prende le palline in mezzo. Quindi ha più cose, ha più responsabilità in certe situazioni, proprio perché è migliore dell'altro. E quell'altro invece dovrà attaccare più palloni. E quello che riceve più palloni dice, no, ma io voglio attaccare come lui. No, lui attacca di più perché è più forte in attacco e tu ricevi di più perché sei più forte in ricezione. Questa è l'essenza dell'spirito di squadra, del gioco di squadra. Non è una cosa morale. È chiaro che se poi c'è un gruppo unito e la gente va a prendere il caffè insieme è tutto più facile, è tutto più facile. E certamente non è uguale nel settore giovanile che in una squadra di professionisti, però nel settore giovanile noi dobbiamo stimolare questa vita sociale, no? Quanto la parte tecnica, direi, però a livello dei professionisti questo è il pane nostro in tutti gli sport. Quindi questo aspetto diciamo che ci permette di cominciare a dire, bene, abbiamo una squadra. Uno dice, beh, abbiamo la squadra, tutti sanno che se fa così, andiamo a giocare, l'alzatore alza la palla, schiacciatore attacca, fuori. Allora, nessuno le dice all'alzatore, senti, ma alza bene, no, perché no, non sta bene, si sa che non sta bene. Le fanno così al palleggiatore, che nel gergo pallavolistico vuol dire voglio la palla più vicina a rete e un po' più alta. Tradotto al linguaggio universale vuol dire io ho scacciato fuori per colpa sua. Se la palla fosse stata più vicina e un po' più alta, io schiacciavo dentro. Il palleggiatore si gira verso i ricevitori, quelli che ricevono la battuta degli avversari, e le dico, ragazzi, voglio la palla qua, perché se io la devo andare a rincorrere lontano da rete, non la posso dare come vuole lui, che la vuole vicina, lì, perfetta, se la do più o meno bene, ma non perfetta, perché è difficile, no? Quindi, per favore, voglio la palla qua. I ricevitori si guardano tra loro e sono in grande difficoltà. Perché? Perché batte l'avversario. Quindi non è che le possono dire batte facile, così io ricevo bene, lui alza bene, lui schiaccia dentro. Lì è finita. No. Se sono fortunati i ricevitori, perché voi sapete che nelle palestre, poi gli amministratori comunali lo sanno bene, no? Molte volte gli architetti fanno delle bellissime palestre con delle bellissime vetrate, che poi bisogna spendere migliaia d'euro a coprire con delle tende perché il sole dà negli occhi dei giocatori di pallavolo, no? Allora, se il bidello ha lasciato un dito di luce tra due tende, uno vede che i ricevitori magari fanno... Ossia, il problema era quello. Cioè, in poche parole, noi abbiamo perso per colpa del bidello. Cioè, se il bidello avesse chiuso bene le tende, noi avessimo ricevuto bene, alzato bene e schiacciato. Allora io quando mi sono trovato con questo problema, che sono state parecchie volte,
Adesso, siccome in Italia questa cosa è andata anche su YouTube, eccetera, i giocatori non usano più questa espressione, però hanno trovato vie traverse per dire più o meno le stesse cose. E io le ho fatto questa proposta ai giocatori, gli ho detto: non ne parliamo di quello che fa l'altro. L'attaccante risolve la palla così com'è. Si abbassa, perché come funziona il cervello di un giocatore? Il cervello di un giocatore non funziona come il vostro, neanche come il nostro, allenatori. Noi usiamo concetti, il concetto è molto lento. Se un giocatore pensasse in termini di concetti, la palla cadrebbe tre volte, non una. È un altro circuito che non è consapevole, uno non sa perché fa un movimento, lo fa e basta, perché il cervello se manda un ordine in millisecondi, che ci sarà più di uno specialista qua che potrebbe spiegare meglio di me come è questo fenomeno, ma è così, no? Quindi il giocatore non è che deve argomentare, deve risolvere. Lui vede una palla, come è? Bassa. Apre una cartella nel software che abbiamo qua dentro, cartella palla alzata male. Apre la cartella alzata male come? Bassa. Apre file, soluzioni per una palla alzata bassa. Ora, se apre la cartella palla alzata bene, non la trova la soluzione. Quindi deve aprire la cartella giusta, palla alzata male. Qual? Male come? Bassa. Base attaccata a rete, la peggiore. Base attaccata a rete, la peggiore. C'è una sola soluzione. Beh, però c'è quella soluzione. Non è che palla bassa, vicino a rete vado e tiro, poi prendo una di quelle murate che nel gergo diciamo è schiacciato nella cabina telefonica, perché le rimbalza, e poi le dice: no, stacca di più la palla. Ma hai visto che era vicina o no? Hai visto che era bassa o no? Se l'hai vista, perché hai aperto la cartella palla alzata bene, la palla era alzata male. Quindi non stiamo a commentare né a discutere, risolviamo. I palleggiatori risolvono la palla come viene della recezione, usano tutta l'energia mentale a risolvere la situazione così com'è, non come dovrebbe essere. Quello lo facciamo dopo, non è che non lo facciamo mai, però non in partita. Risolviamo. Bene, i giocatori hanno detto: gente intelligente, coach ha ragione, dai, ha ragione, non parliamone, andiamo a giocare di nuovo. Palla alzata, male, schiacciata fuori, l'attaccante fa: mia, io, e il palleggiatore: no, io, e il ricevitore: no, ma io adesso te la do meglio. Uno guarda e dice: che grande spirito di squadra, no? Ossia, no, è un passo avanti, diciamo. Però non ci siamo, perché la proposta era: non ne parliamo politicamente corretto, non ne parliamo proprio. Perché? Perché lì stiamo sempre girando intorno all'errore e non alla soluzione. E stiamo spendendo le nostre energie mentali a spiegare, a raccontare, a descrivere o a darci la colpa, che è chiaro che non ho. È chiaro che non ce l'ho, però me la do perché io sono un uomo di squadra, invece di trovare le soluzioni. Quando siamo riusciti, in tutte le squadre che ho allenato, a che non si parlasse proprio e si risolvesse, la velocità con cui i giocatori trovavano la soluzione era straordinaria. Trovavano le soluzioni. Perché? Perché era orientato tutto l'sforzo mentale a trovare la soluzione. Poi è chiaro che se abbiamo un palleggiatore che la mette sempre diversa, lo alleneremo di più, lo cambieremo alla fine dell'anno, cioè non è che va bene, l'attaccante si deve arrangiare sempre con la palla male, ma intanto la situazione è quella. Perché poi succedeva questo, no? Se uno andava, noi poi con diverse nazionali che ho allenato, se convive, no? Se sta in albergo, uno andava al bar e c'era il tavolo degli alzatori, chissà perché erano gli alzatori che prendevano il caffè insieme.
Uno dice, ma di che stanno parlando gli alzatori? Secondo me quello più giovane le sta chiedendo al più esperto, te quando la palla ti viene male in ricezione, come fai a essere preciso? Magari. I palleggiatori parlavano della ricezione e degli attaccanti. Anzi, erano esperti in ricezione. I palleggiatori di solito sono esperti in ricezione. Sanno tutto della ricezione. Piccolo problema, non ricevono. Alzano. Però di cosa sanno tutto? Della ricezione. E gli schiacciatori di che cosa sanno? Dell'alzatore. Sanno tutto degli alzatori. Come dovrebbe essere la palla, ne dedicano un sacco di tempo a questa cosa qua. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Poi i ricevitori non sono nemmeno al bar, ovviamente, non ci vanno nemmeno. Perché... Se noi, quando noi siamo riusciti a che gli attaccanti parlassero anche tra loro, non solo con l'allenatore, anche tra loro, come risolvi questa palla? Quando ti viene male, come la risolvi? Te che hai più esperienza, che sei più bravo, sei titolare, io sono riserva, com'è che la risolvi? O vanno a YouTube e guardano come un attaccante risolve una palla alzata male, uno dei migliori attaccanti del mondo, allora il processo di apprendimento della squadra è straordinario. Per di più, nel nostro caso che abbiamo l'avversario presente, è anche psicologicamente importante, perché quando l'avversario vede che noi sbagliamo e che non succede niente, non stiamo a spiegare, non stiamo a... Niente, come se non avessimo sbagliato. L'immagine è che è una squadra tosta, quella squadra è difficile da battere, perché è come se io mi prendessi a pugni con uno, gli do tre cazzotti come se niente fosse. Allora a uno le viene paura anche se uno gli ha dato i cazzotti, non li ha presi, perché sembra che non c'è modo di sono in tempo ancora? No, perché io sono un chiacchierone che vado e poi vado fuori del seminato. E questo però è la base. Poi che cosa succede in tutte nelle sport, ma nel vostro lavoro ancora di più? Anzi, io vi metto d'esempio tra gli allenatori, ai medici, di come cambiate velocemente, no? Non c'è un medico che dica, ma io nel 90 ho fatto un'operazione straordinaria e quindi oggi nel 2019 faccio lo stesso, non me ne frega niente, no? Delle novità. Nel nostro mondo purtroppo c'è molto questo, no? Io ho vinto il mondiale nel 90, quindi non cambio niente perché ho trovato la verità, no? Ho vinto, no, non esiste questo, voi lo sapete meglio di me. Però il cambiamento molte volte è facile, magari per voi è facile nella parte concettuale, nei contenuti, no? Perché siete allenati a questo da quando eravate all'università come studenti, e per noi è più difficile nel mondo dello sport il cambiare i contenuti, perché sembra che tutto è la verità scientifica, eccetera, quando non lo è. Però ci sono altre difficoltà per i cambiamenti. E ci sono due secondo me. Uno che sembra una cosa, anche questa banale, sono le abitudini. Molte volte i cambiamenti non si riescono a fare per abitudini. Cioè, siamo d'accordo, concettualmente d'accordo, tutto bene, però poi è come la sigaretta, no? Per chi fuma, dice sì, no, so che fa male, però dopo non resisto e l'accendo. Le abitudini sono un po' così. E quindi combattere le abitudini per produrre cambiamenti più veloci è, secondo me, una delle cose più difficili in assoluto, più che il cambiare concettualmente le cose. E questo è un lavoro quotidiano, individuale, ma anche del gruppo, di squadra, dell'allenatore, dal presidente, cambiare abitudini. Ma queste abitudini anche devono essere identificate con precisione. Non possono essere in generale. Do un esempio che nello sport è molto comune. Cade una palla, che è una palla difendibile, non facile, però difendibile. Cade una palla. L'allenatore dice, quella palla la dobbiamo prendere, e se continua a allenare.
Non funziona. Rimandiamo la stessa palla e che la prenda. Cioè, lo facciamo fare un'altra volta, non alle esortazioni. Cioè, alla fine il giocatore deve fare questo ragionamento, perché non le lancio una, le lancio due, tre, dieci, dipende, no? Se uno che la lascia cadere spesso, magari un carrello di palloni. Cioè, il ragionamento del giocatore deve essere: mi conveniva prendere la prima. Conviene prendere la prima. Perché cambiare questa abitudine? È il problema che oggi abbiamo con molti ragazzi per lo studio, no? Io ho avuto un amico, purtroppo non c'è più, che è professore di filosofia, anzi professore dell'insegnamento della filosofia in Argentina. Ha scritto un libro. Uno dice, ma insomma, insegnamento della filosofia, uno si aspetta dalla prima pagina delle idee, no? Molto. La prima cosa che lui ha scritto è: che cosa ci vuole perché gli studenti del liceo prima studino filosofia? Primo punto, che non sollevino il sedere prima di mezz'ora quando stanno studiando. Ed è così, perché uno dei problemi che oggi abbiamo con i ragazzi, perché, ma non perché sono diversi a noi, sino perché noi non avevamo il cellulare quando eravamo ragazzi, è che ogni 10 minuti arrivi un WhatsApp, una chiamata, un caffè. E allora come si fa? Come si fa a studiare se uno non è capace di non alzarsi almeno mezz'ora nel liceo, un'ora all'università? È un'abitudine, però è un'abitudine decisiva. Non è solo, no, devo capire, intelligente, non è intelligente, però se io non riesco a non alzarmi, è un'abitudine che mi impedisce un processo molto più complesso, molto più profondo, tutto quel che vogliamo, ma è quello. E questo succede nello sport moltissimo. L'abitudine a fare certe cose. No, la faccio nella finale. No, no, no. La fai tutti i giorni. Perché deve diventare un'abitudine. Quando diventa un'abitudine, la cosa si è consolidata. Seconda cosa che è un problema, secondo me, grande, e questo è molto più complicato, è la difficoltà. E questo, secondo me, non so se è aumentata, però almeno come minimo continua a essere grave come problema, la difficoltà a mettersi nei panni dell'altro. Così di semplice la cosa. Cioè, io lo vedo così, io davo questo esempio nei corsi allenatori, cerco di dare esempi molto, molto semplici, no? È come se uno fosse in un grattacielo di 150 piani e guarda in giù e dice, ma i camion, quei camion sono piccolini, piccolini. E quello che sta sotto dice, questo camion è enorme. E chi ha ragione? E dipende da dove si vede, quello che è accanto al camion lo vede enorme, quello che è lassù lo vede piccolino. E fare l'sforzo, non dico di salire fino a su o di scendere fino a giù, ma di pensare come si vede da su il camion o come si vede da sotto il camion, e molte volte fa la differenza perché una squadra funziona. Perché se noi con i giocatori, per esempio, non ci mettiamo nei loro panni, no? Del tipo fare un errore e noi facciamo, questo vuol dire, questo è 2 ore di chiacchiera, questo. Dice, ma non ho fatto niente, hai fatto tutto, perché quello è un giudizio, non è una critica. È come dire, ma come si fa, no? La famosa frase, ma come si fa? Allora, io ho imparato molto di alcune situazioni, penso che qualcuno di voi forse anche, però non lo so, perché io quando è uscito il primo computer, diciamo, non il primo, ma il primo che ho comprato io, c'era un ex giocatore alla Panini, ingegnere elettronico, che gestiva tutti i computer di edizione Panini, no? Simpaticissimo, tra l'altro, mi ha detto, Julio, non ti preoccupare, io ti insegno, è come parlare al telefono, mi ha detto. Non c'era Windows, ricordate quando c'era da scrivere i codici? È come parlare al telefono. Io mi sono messo lì, lui mi ha insegnato 3-4 cose, mi sono messo lì, non era come parlare al telefono. E io mi vergognavo di andare da lui 2, 3, 4 volte, no? Sembravo, perché
Uno da adulto si sente scemo quando non impara una cosa. E allora ho chiuso il computer e ho detto, ma vediamo, adesso non ho tempo, sì, dopo, no? Ho aspettato, è venuto fuori Windows. Quando è venuto fuori Windows mi hanno detto, è intuitivo. Io si vede che non ho molta intuizione, perché continuava a essere un problema per me, non una soluzione. Mi dice, ma questo si è inventato per soluzionarci dei problemi, a me me li crea. Infatti io non aggiorno nemmeno il telefono, al giorno d'oggi non lo aggiorno, perché mi complica quando lo aggiorno, sempre mi si complica la vita quando aggiorno il telefono. Non so a voi, però a me mi si complica. Con Skype mi è successo lo stesso, io usavo per telefonare in Argentina, lo hanno modernizzato, migliorato, non lo uso più. Adesso uso WhatsApp, chiuso Skype, non trovo i contatti, un disastro. Allora stavo lavorando, provando, perché insomma uno la volontà la mette, e dopo mezz'ora mi si blocca tutto. Allora chiamo mia figlia, quella del liceo scientifico, l'altra classico, a quella del scientifico. La chiamo e le dico, senti, mi si è bloccato tutto. Lei mi guarda, entra, già entra. No? Memore di tutti i paletti che come papà gli ho messo, no? Del tipo torna a mezzanotte e non a luna, ma che differenza fa tra mezzanotte e luna? No, ne abbiamo passati tutti un po' di questa parte qua, perché sono tuo padre finito, no? Alla fine, democraticamente, mi guarda come dicendo, tu sarai un allenatore bravo, ma qua sei proprio... No, scarso, forte, no, così. E mi fa, ma papà, è facile. Io già mi sentivo un idiota senza che nessuno mi dica niente, perché tutti usano il computer, no? Il club degli altri, no? Gli altri fanno tutto, l'unico che non lo fa sono io. Mi dice, è facile. Dopodiché mi fa, spostati. Classico, si siede e mi dimostra praticamente che era facile, perché tocca due o tre tasti e tutto funziona di nuovo. Mi guarda di nuovo come dicendo, insomma, e va via. Dopo 15, 40, un'ora mi si blocca tutto di nuovo. Che faccio? La chiamo? Ma neanche morto. Chiudo il computer e dico, domani vado all'allenamento, che sempre ci sono due o tre ragazzi che sono dei fenomeni con il computer, e le dico che mi spiegano, e loro non mi possono trattare come mia figlia. Loro devono stare attenti, perché io decido chi gioca, chi non gioca, insomma. E quindi mi appoggio su di loro. Però questo fatto mi ha fatto pensare, quante volte io le ho detto a un collaboratore o a un giocatore, è facile? Esistono le cose facili? O esistono le cose che io so fare e che l'altro no? Perché se si trattava di allenare, magari si trattava di parlare in pubblico, magari si trattava, io anche potevo dire, è facile. Ma sul computer per me è un dramma. E la cosa migliore è riconoscerla. Perché se la comincio a nascondere è peggio. Io ovunque vado inizio dicendo, io sono un analfabeta informatico, sappiatelo, soprattutto gli staff, no? Perché sennò dopo mi cominciano a mandare cose, no, fermi. Io non ne capisco niente, uso tre cose in croce, quindi buoni, le passate al mio secondo se è bravo o alle specialista in statistica, perché la cosa migliore è quella. Però ho imparato molto in questo. Mai più l'ho detto un giocatore è facile, anche perché voi pensate, quando un giocatore è molto bravo, ha talento, che cosa significa? Che lui nel suo percorso non ha fatto molta fatica, cioè le cose le venivano facili, no? Quindi a poco, voi che siete medici, uso questo esempio un po' preso dai capelli, però voi sicuramente mi capite meglio degli altri.
Io dico, questi giocatori non hanno anticorpi alla frustrazione. Il sistema immunitario è debole contro le frustrazioni, perché ne hanno avute poche. Per cui quando loro, i migliori, uno gli chiede di cambiare una cosa che non le viene facile, sono i peggiori. Si innervosiscono, non i peggiori con noi, possono anche esserlo con noi, se la prendono con noi. Però a volte se la prendono con se stessi, si deprimono, si sentono, si innervosiscono, non ne vogliono sapere. Invece il giocatore normale, non dico le scarso, normale, per giocare in Serie A, per giocare alla Pania, a Modena, per giocare in Serie A, si è dovuto fare un mazzo, cioè sempre ha dovuto sviluppare il sistema immunitario contro le frustrazioni, perché non le venivano le cose così facili. Quindi è già allenato a questo. Quando uno le chiede una cosa nuova, dice, ah, un'altra volta, beh, non c'è problema, si mette lì e fa. Quindi non è che a volte gli allenatori, soprattutto quelli giovani, credono, ah, se io avessi questi talenti, di questi problemi non ne ho più. No, ne hai di più a volte, ne hai di più. Poi uno usa dei trucchi, no? Usa delle, perché a volte noi interveniamo solo quando fanno male. Anche a questo dobbiamo pensare, no? Feedback positivo, feedback negativo. Noi interveniamo troppo spesso quando fanno male e poco quando fanno bene. Cioè, diciamo poco bravo e molte volte no, così non va. E io per esempio, mi ha fatto ricordare un allenatore, stavo allenando la nazionale italiana e c'era Bernardi in difesa, in posto 6, le cade una palla a 2 metri. Io lo dico, Lorenzo, quella palla la devi prendere. Giulio, ma è difficile quella palla. E mi è venuta, anche quella mi è venuta così. Le ho detto, ah scusa, credevo di parlare con uno dei migliori del mondo. Se ne sono gonfiato le carotide così, stavo aspettando che le arrivasse un'altra palla, perché a volte, no, come uno a quello che è molto forte le dice una cosa, fa la differenza. Se magari uno dice no, la devi prendere, io l'ho toccato l'orgoglio, perché lui era un orgoglioso, uno che è stato sempre la sua forza, a volte anche troppo, però sempre è stata la sua forza, lui credeva nel potere tutto. A 18 anni ha vinto un scudetto, quando l'anno prima giocava a palleggiatore e così via. Ho toccato quella lì, a un altro magari uno le dice di un'altra maniera. Cioè non c'è un modo unico, però noi dobbiamo mettere nei panni dell'altro. Questo è il punto. Se noi vogliamo che la squadra funzioni, dobbiamo metterci nei panni dell'altro. È una cosa che è comune. Cioè, non è comune, è comune all'inizio quando un allenatore inizia a allenare, ma nel mondo del lavoro, non so nel vostro esattamente come è adesso, che i primari sono direttori, sono ancora dottori, quelli pazienti, non lo so esattamente com'è. Però diciamo che quando un giocatore smette di giocare, deve cominciare a allenare, se vuole crescere velocemente come allenatore, deve uccidere il giocatore che c'è in lui. Lo deve uccidere, e se non lo può uccidere, perché nel caso del mondo del lavoro non lo potete e non lo dovete uccidere, lo deve tenere a bada, perché noi allenatori non facciamo niente, fare non facciamo niente, noi facciamo fare, questo è il nostro ruolo. Noi anche se volessimo, anche questi grandi giocatori che hanno cominciato ad allenare, Gardini, Bernardi, Cantacalli, tutti quelli che volete, all'anno dopo, che ancora sono in forma, non possono entrare in campo e dire se fa così lo risolvo io, non possono. Non hanno la tentazione di dire perdo più tempo a spiegarlo che a farlo io, perché non possono, per regolamento non possono entrare, non sono nell'elenco. Se allenano, allenano e non giocano più. E quindi uno, da quando si sveglia, il primo giorno che ha smesso di giocare, che fa l'allenatore, comincia a pensare come faccio a convincerli, come faccio a smuoverli, come faccio a insegnarli, come faccio a metterli insieme, perché io non lo posso fare. Nel mondo del lavoro c'è il giocatore allenatore, se affaccio e faccio fare.
E quindi perdo più tempo a spiegarlo che a farlo io. La preoccupazione di come faccio funzionare la squadra, come voglio che si giochi, come... è parte perché ho un sacco di problemi e di cose da fare io come giocatore. Noi no, noi abbiamo smesso di giocare. Tutto il tempo è per quello, questo è un nostro grandissimo vantaggio rispetto al mondo del lavoro. Per un sforzo che bisogna fare, perché l'altro non è io. Io non posso andare a motivare uno con la mia motivazione, perché la mia motivazione è la mia. Io a volte chiedo, no? Dico, ma perché mai Messi, Cristiano Ronaldo, chi volete voi, guadagnano milioni e milioni d'euro quando arriva l'estate invece di goderselo nel posto più che a loro più piace del mondo, vanno a allenarsi con la loro nazionale per giocare un mondiale o un europeo. Ma perché? Perché loro non giocano già per vincere, per i soldi, loro giocano per la gloria, sono andati oltre, per la gloria. Cristiano Ronaldo vuole essere il primo portoghese che vince un mondiale, Messi vuole vincere un mondiale come ha fatto Maradona e così via. E oltre. Allora, tutti i giocatori giocano per la gloria, al di là del loro valore tecnico. No, ci sono giocatori che giocano per i soldi. Ci sono giocatori che giocano, non sanno nemmeno perché giocano. Nel senso che da piccoli erano bravi, gli hanno proposto di giocare in una squadra, poi gli hanno offerto, poi gli hanno offerto un contratto di professionisti e sono diventati calciatori o giocatori di pallavolo, ma non è che a 10 anni dicevano io farò il giocatore di pallavolo. Non si sa molte volte, nemmeno io volevo fare l'allenatore, è stata una casualità della storia della mia vita. No? Allora, come faccio a motivare uno se io sono stato il Ronaldo della situazione, è diventato allenatore, come Cruyff, per esempio, andare a parlare a uno che non gioca per la gloria, a dirle no, tu devi giocare per la gloria. Quello ascolta, non dice niente, ma non lo smuovo di nulla. Devo trovarle. Che cosa lo smuove? Che cosa è che può motivarlo? E a volte sono cose piccole, perché... Io quando sentivo, no, se parla dei vostri staff e tutta, noi pazienti, il primo contatto non è con i medici, è con gli infermieri. E molte volte quello fa una differenza enorme, enorme. Allora, gli infermieri è un'altra cosa a sua volta, no? Io mi ricordo quando ho lavorato alla Lazio come dirigente, e c'erano due fratelli che facevano i magazzinieri. Magazzinieri, soprattutto quando piove, fanno un lavoro bestiale perché tutto bagnato, puliscono le scarpe. Erano due fratelli. E noi vinciamo la Coppa UEFA. E io ho dovuto litigare con la segretaria del club perché aveva fatto delle riproduzioni della Coppa UEFA, piccole così, quanto volete che costi una coppetta così, solo per i giocatori e lo staff. E per esempio questi magazzinieri non l'avevano. E io gli ho detto, bisogna fare la coppa per i magazzinieri. E ho dovuto litigare, le abbiamo fatto, ma quando sono andato a dargli, io gli ho detto, ragazzi, se i giocatori allenano come voi, pulite la roba, noi vinciamo il campionato. Questi ragazzi, cioè, dopo io le potevo chiedere tutto. Perché per loro questa riconoscenza, questa coppa che loro la mettono al centro del salotto, e per noi che magari abbiamo molte, non sappiamo, una scatola magari è. E queste cose è parte del gioco di squadra, parte essenziale del gioco di squadra, ma uno li pensa o li tiene conto, no perché è un bravo ragazzo, perché conviene. E conviene, e uno riesce a capirlo se uno si mette nel panni dell'altro. Se uno lo vede solo dal suo punto di vista o solo dalla sua posizione, è molto difficile. E io credo che questo sia un elemento determinante insieme a tutto il resto. Poi è chiaro che tutto molto bello, però se si gioca male si perde. E se si perde molto ci mandano via e tutta questa teoria l'applicheremo in un'altra squadra, quindi tutto molto bene,
però bisogna che giochiamo bene. Grazie per la vostra attenzione. Come da programma, prima di ridare la parola al dottor Brambilla, se ci sono delle domande, approfittiamo della presenza di Velasco. Mi sembra che la metafora sia stata veramente molto calzante rispetto al nostro mondo, soprattutto il tema, noi usiamo la parola empatia, del mettersi nei panni degli altri, credo che sia una cosa che tocca tutti, che tutti sentiamo quotidianamente nel nostro lavoro, quindi davvero grazie perché la metafora è stata veramente molto calzante, con degli spunti interessanti. Ci sono delle domande? Anche per il Presidente della Conferenza si possono fare domande. Naturalmente. Faccio una io a Julio Velasco. Con l'introduzione della tecnologia e del problema che riguarda anche noi, è cambiato molto il rapporto nell'ambito dei professionisti, ma credo che dal punto di vista di quello che sono le valutazioni, anche nell'ambito sportivo, in particolare quando uno è in panchina e va a vedere le statistiche, credo che sia fortemente condizionato il coach rispetto a quello che vede. Com'è cambiato il rapporto con i giocatori? È sufficiente dire guarda che hai sbagliato il 48%, eccetera, eccetera, o occorre sempre comunque in qualche modo recuperare il rapporto con il giocatore o con il collega? Allora, io sono stato quello che ha introdotto la statistica in Italia, non nel mondo, perché la facevano gli americani, nella pallavolo. La facevo a mano in Argentina, la facevo a mano qua, poi è venuto fuori un software che oggi tra l'altro è stato venduto agli americani. C'è stato un giro, la usano quasi tutte le squadre del mondo. Per cui non mi si può accusare che non gli dia importanza alle statistiche. Però a volte ci sono delle esagerazioni, perché c'è un'idea sbagliata dal punto di vista concettuale, no? Senza voler fare l'intellettuale, no? Però a volte bisogna applicare un pochettino di epistemologia, no? Sia alla scienza che studiano le scienze, perché sembra che tutto quello che è un numero è scientifico. Questo non è vero, sono numeri, non vuol dire che è scientifico. Cioè, perché sia scientifico deve stabilire delle leggi, deve avere ripetitività, deve avere una serie di condizioni, non necessariamente bastano i numeri. E quindi molte volte si fanno conclusioni totali per i numeri nella pallavolo che non sono vere. Però già che mi è stata fatta questa domanda, vi dico una cosa come allenatore che ha lavorato con tanti medici. E io ho trovato due tipi di... cioè, ci sono due cose che dico un medico quando comincio a lavorare con lui, anzi tre. Una è, se un giocatore dice che le fa male, le fa male. Non parliamo di soglia del dolore, non parliamo di caratteristiche psicologiche, se dice che le fa male, le fa male. I più grandi errori che ho visto in 40 anni di professione è quando si ha sottovalutato un dolore che il giocatore diceva di avere, facendo analisi di questo tipo. No, lui è che ha problemi. Secondo, se lo studio fatto non rivela niente, anche se a lui le fa male, non è che non ha niente, è che lo studio non ha rivelato niente, che non è la stessa cosa. Perché se il giocatore dice che le fa male, qualcosa c'è. Tranne che, siccome l'attacco, quello che sia, non lo fa vedere, allora è un problema psicologico. E dopo risulta che si rompe proprio lì,
come è successo tantissime volte. E la terza, che chiarisco sempre, le dico: guardate che io uso nel mio modo di lavorare con i medici quello che avete inventato voi. Cioè, non lo abbiamo inventato noi. Cioè, come funziona il sistema sanitario? Il sistema sanitario funziona che uno va al medico di base o al pronto soccorso, però se la cosa è un pochettino più complicata va dallo specialista. No, funziona così. A volte nelle squadre non funziona così. Il dottore si offende se uno vuole vedere un specialista. E quindi a volte questi meccanismi che sono di ego, di potere, soprattutto di potere, incidono su cose che il medico sa benissimo che non è così. Lo sa benissimo, perché in ospedale non si sogna di fare una cosa così, anche perché la struttura non se lo permette. E quindi lo studio, diciamo, o la statistica non può essere l'unico parametro. No? A volte non si vede, almeno nella mia esperienza, non si sono viste delle cose, degli infortuni, negli studi fatti e poi c'erano. Poi non so perché, non è che con la conoscenza dire perché, però c'era. Chiedo qualcosa io. Quali sono state le maggiori difficoltà nella gestione del gruppo con questo metodo Velasco? Passami il termine. Ma no, non è il metodo Velasco, questo lo può dire. Ci sono delle, diciamo, noi allenatori, un po' come voi, abbiamo stile, alcune cose diverse, ma sostanzialmente questa è una cosa che fanno tutti gli allenatori. Però il problema più grande per noi è sempre quando non riusciamo a arrivare ai giocatori. E questo lo sentiamo. A volte arriviamo e a volte non arriviamo. O su qualcuno o su un gruppo, a volte non ci riusciamo e non sappiamo bene perché. Questo è il problema più grande, perché poi ci sono altri, quando si vince, continuare a vincere non è facile. Io una cosa che uso molto, per a volte appunto non ha funzionato, è esplicitare i conflitti, no? Cioè farli espliciti, perché quando è esplicito è un po' come il pettegolezzo, no? Il pettegolezzo funziona quando è pettegolezzo, cioè quando è semisegreto, no? Cioè se dice: ma sai che quello lì che è sposato va con quello là che è sposata, allora se tutto è segreto tutti ne parlano, vanno a prendere il caffè, è tema o dell'ospedale o dell'azienda o del club. Ora se vengono due a una convention e dicono: allora noi andiamo insieme però non ditelo perché siamo sposati, al giorno dopo nessuno parla più di questo, perché è finita il divertimento, no? Allora ci sono conflitti, secondo me, che fanno molto danno perché sono sotterranei. Se noi lo esplicitiamo cambia. E una delle cose che io esplicito con i giocatori, quando capita, quando è necessario, soprattutto quando sono stato molti anni, è dire, parlando delle statistiche, il miglior giocatore quanto è in attacco? Il 70%? Vuol dire che 3 palloni su 10 non fa punto. È una decezione, lo stesso, eccetera. Bene, io non gioco, decido. Quindi se su 10 decisioni ho azzeccato 8, sono un fenomeno, come il giocatore, che è 80%. Non si può pretendere da me la perfezione quando nessun giocatore ce l'ha. E questo succede anche magari nel rapporto, io difendo molto il sistema sanitario nazionale, non lo dico qua perché chi mi conosce sa che io al pan pane e al vino vino, però lo difendo perché molte volte si sta a guardare aspettando l'errore, no? Aspettando l'errore, aspettando che una cosa non funzioni per dire: vedi, è molto meglio negli Stati Uniti. Io sono stato un mese e mezzo all'Anderson Hospital di Houston, e inutile, voi conoscete, cioè, a me non me lo racconta nessuno come è, perché ero lì con una mia cugina medica che aveva un cancro, che si doveva operare, che io mi dovevo occupare di tutto il tema pagamento eccetera eccetera, che non mi vengono a raccontare che il sistema americano, per esempio. Però è un atteggiamento, ho dovuto aspettare mezz'ora, sempre la parte negativa, e così è possibile, no? Vedere le cose bene, perché è chiaro,
se voglio vedere la parte negativa, la trovo ovunque. Un'altra domanda su la, come dire, nella costruzione del gruppo, nelle dinamiche del gruppo, la figura dell'avversario come gioca? Cioè, spesso l'avversario può essere un elemento, diciamo, di utile per cementare, se l'avversario è particolarmente antipatico, se la metto in questi termini, particolarmente odiato, fra virgolette, aiuta? Oppure l'avversario è indifferente nella costruzione di una buona, di un buon, di una buona squadra? Allora, all'inizio di una squadra l'avversario non deve essere importante, perché all'inizio della costruzione di una squadra noi, gli avversari che abbiamo sono i nostri difetti, i nostri limiti. Se noi vogliamo migliorare dobbiamo... E questo io glielo dico così ai giocatori: noi dobbiamo il difetto, poi c'è una questione metodologica anche per me molto importante, io non presento mai più di uno o due avversari al giocatore da questo punto di vista, non gli presento 10 cose da cambiare, perché 10 cose da cambiare è molto difficile, una, due al massimo. Allora, il difetto o il limite, perché non sempre è un difetto, può essere un limite, è come che io lo devo togliere da me e metterlo lì davanti, come se fosse l'avversario dell'altra parte della rete. Lo devo togliere da dentro, perché se è dentro si nasconde. Questo è il mio difetto, ok? Chi è più forte, te o io? Allora l'avversario è parte di me, ma non sono io. È una parte che tiro fuori, ok? Io arrivo in ritardo, spesso. Questo è un mio difetto. Bene. Devo batterlo, io devo arrivare presto, anche a costo di arrivare mezz'ora prima, per esempio. Ho un difetto tecnico, ho un limite, che ho paura della palla in difesa. E mi metto lì e tirami 5 pallonate in faccia, deve andare via la paura. Devo battere questo. Secondo, devo battere le difficoltà. Non devo parlare delle difficoltà come cose che mi impediscono di arrivare all'obiettivo. Anche lì noi e io, tutte e due, siamo più forti delle difficoltà, dobbiamo superarle. Se superiamo questi due avversari, noi andiamo a affrontare l'avversario, lì si appare l'avversario, già con una mentalità vincente, perché già stiamo vincendo. Perché poi a noi ci chiamano una squadra quando la squadra perde. Si vince se tengono quelli che hanno. Tranne la Juve, che ha cambiato Allegri dopo di vincere, che è un caso... bravissimo, noi arriviamo a una squadra che perde e quindi noi dobbiamo creare quella mentalità vincente, vincendo contro i nostri difetti, i nostri limiti e le difficoltà che ci sono. Dopo l'avversario, in alcuni giocatori l'avercela con l'avversario può funzionare, in altri no, perché a volte andare troppo su dei giri non va bene. Bisogna avere un buon equilibrio tra l'aggressività e il controllo, in tutti gli sport, ma in sport del rimbalzo come il tennis e la pallavolo ancora di più. È un equilibrio sottile, se vado troppo su di giro, troppo sull'aggressività, poi commetto troppi errori, se sono troppo controllato non sono aggressivo, e questa è una cosa difficile che anche con l'esperienza il giocatore l'acquisisce, no? Ci sono anche aneddoti, per dire, una volta giocavamo con Parma, quell'anno che non avevamo gli stranieri, vincevamo 2-0 e Bernardi, nella sua personalità guerriera, le fa un muro a Di Chiello, che era un giocatore di Parma, esperto, loro erano un cane che dormiva, no? E lui le urla in faccia. E questi si sono arrabbiati, hanno cominciato a giocare, abbiamo perso 3-2. Io lo volevo menare, però aveva 18 anni. Allora gli ho detto, vedi, questo ti serve di esperienza. Non è che sempre serve urlare. E l'avversario è lì che dormi
tu canta le Nina Nana, non è che devi, capito, aggredirlo, no, adesso lo aggredisco di più, no. Faccio un'altra domanda. Quando un giocatore ha una criticità, come meglio esplicitarla? Esplicitarla direttamente con lui o riuscire ad esplicitarla davanti a tutta la squadra, senza offenderlo chiaramente? Qual è la cosa migliore? Una, l'altra, una dopo l'altra? Allora, in genere... Tu come fai? Davanti alla squadra, però non sono sicuro, perché io faccio uno staff e a volte i problemi li dico davanti agli altri, cercando di urtare il meno possibile le sensibilità, ma non so se è il metodo. Sì, non c'è un metodo, non c'è un metodo, perché a volte bisogna dirle davanti a tutti, però diciamo così, se io dico un difetto davanti a tutti, sarebbe buono dirle anche agli altri e non solo a uno, da una parte. Dall'altra, ossia, io di solito faccio così: quando parlo a tutta la squadra parlo i difetti della squadra e quando parlo dei difetti individuali parlo da solo, in generale. Poi non è una legge, perché a volte ci sono giocatori che bisogna metterlo un attimino sotto davanti agli altri, perché soprattutto se il giocatore è importante, perché se no gli altri possono confondere un metodo di non urtare la sensibilità con che io non ho il coraggio di affrontare quel giocatore. Quindi a volte lo dico davanti a tutti perché sia chiaro che anche se lo devo affrontare a lui, lo affronto. Però per esempio nel mondo del lavoro, nello sport, uno allena una squadra femminile o una squadra maschile. Per cui se va a allenare femminile cerca di capire dentro delle impossibilità della situazione come sono le donne, però cerca, insomma, di un'approssimazione. E se allena maschi cerca di capire come sono i maschi, però quando uno allena maschi si basa molto nella propria esperienza, quando uno allena le femmine no, quell'esperienza uno non ce l'ha, quindi è molto più difficile e anche lì bisogna capire che sono diverse, no? Sono molto diverse da noi. E nel mondo del lavoro che convivono, per esempio, una cosa che noi maschi dobbiamo avere molto chiaro e che a noi non ci piace essere criticato davanti alle femmine, neanche se abbiamo 60 anni. È così, non ci piace. Davanti alle femmine siamo tutti il gallo del pollaio. E quindi io terrei conto di questo. Terrei conto. E poi magari l'altro non dice niente, però insomma non sta ascoltando. Non sta ascoltando, che è il punto. No. Non so le donne che gestiscono gruppi di uomini, perché oltre a mia moglie nessuno mi ha gestita. Non sono stato in un gruppo con un capo donna. Non lo so le loro caratteristiche, come si trasformano. Però anche noi, quando trattiamo le donne davanti al gruppo, dobbiamo tener conto di alcune caratteristiche della donna, no? Perché... Per esempio, la donna odia sbagliare, cioè la donna non ha bisogno che noi le diciamo di non sbagliare, secondo me. La donna ha bisogno che noi le spingiamo a fare anche sbagliando, perché io non ho mai avuto una compagna né di università né di liceo che non abbia studiato per un esame. Voi conoscete una ragazza? Mai. Però i maschi era un altro sport era. No, essere bravo a superare un esame senza sapere nulla era da Cristiano Ronaldo. Il gruppo ci lo riconosceva come un valore, no? E le donne non ha, no, no, no,
no, perché se le domandano cose che non sanno si sentono malissimo, no? Si sbagliano, si sentono malissimo e quindi a volte tendono a non rischiare pur di non sbagliare, no? È come le assicurazioni delle macchine, no? Le donne adesso hanno un sconto, no? Nell'assicurazione delle macchine. Perché? Perché fanno meno incidenti. Perché fanno meno incidenti? Perché nel dubbio frenano. Noi nel dubbio passiamo. E quindi... E aggiungo che è questo che ci salva, perché se le donne cominciano a rischiare come noi, fonderemo il movimento di liberazione degli uomini, perché sono più applicate, studiano di più, sono più precise. Noi che cosa abbiamo? Che anche se non siamo sicuri andiamo, non dobbiamo esagerare su questo, no? Però questo per dire che quando noi in un gruppo, per esempio, io sento a volte allenatori che le dicono a una ragazzina o anche una ragazza, non sbagliare, ma questa è l'ultima cosa a dire una donna, perché se è schiacciata una palla fuori lei si taglierebbe il braccio, cioè non è questo il punto, non è, o si dice non capire, le ragazzine, allenatori dicono non capisco, ma come non capiscono? Ma vai a vedere i libri di scuola, come fanno a non capire la pallavolo con quello che studiano a scuola, che è molto più complicato e che non le viene, no? Però la guardiamo, per cui anche come le parliamo una donna davanti agli altri uomini, perché noi dobbiamo capire le donne, ma anche le donne devono cercare di capire noi, no? Noi abbiamo troppa testosterona, allora ci viene di alzare la voce a volte, per esempio, beh, un po' di comprensione. Non è che le vogliamo aggredire, siamo fatti così anche noi, ossia, però quando noi alziamo la voce, per la donna è terribile, soprattutto se è nel gruppo, se è davanti agli altri, no? E a volte diciamo, ma perché se la prende tanto se è una questione di lavoro? Per le donne non ci sono questioni di lavoro e basta, perché sono più emotive, è tutta una questione anche più personale e dobbiamo tener conto di questo, perché se no creiamo situazioni che impediscono il parlare del problema, perché uno perché mi ha parlato così davanti alle donne, la donna perché gli ha alzato la voce e quindi si chiude, queste sono cose che secondo me vanno tenuto conto, per cui se uno vuole sbagliare meno, secondo me i problemi di squadra con le squadre e i problemi individuali da soli. Anzi, io una cosa raccomando molto agli allenatori: quando il tema è difficile, cioè non è una cosa di non parlare nella palestra, nemmeno nello spogliatoio, andare a prendere un caffè, perché crea un clima completamente diverso, cioè è l'ambiente dove uno parla con un amico, con il fidanzato, con la fidanzata, quindi uno, prendiamo un caffè, 15 minuti, voglio parlarti di questo, c'è un altro ascolto, diciamo, quando il tema è difficile, almeno questa è la mia esperienza.